La città di Tokyo, sul pianeta Terra. Come tutte le metropoli di questo pianeta, Tokyo sta perdendo la battaglia contro i nuovi nemici mortali dell'uomo. I rifiuti, gli sprechi, l'inquinamento. Malgrado gli sforzi del governo locale come di quello mondiale, l'aria, il mare e la terra rischiano di perdere la facoltà di alimentare qualsiasi genere di vita. Chi ci aiuterà? Spectreman. La folgore che ha liberato il drago a tre teste dal suo lunghissimo letargo è stata opera del dottor Stragor. Il petrolio è la fonte di energia che dà forza al mostro. Nello scontro a fuoco che ne è seguito con le forze aeree, si è incendiata la raffineria. Il drago ha superato indenne ogni insidia, ma Arthur, con l'aiuto dell'esercito, ha predisposto una trappola per il mostruoso animale. Hanno intrappolato il drago. È il momento di spettrarne. Avanti! Stanno combattendo sottoterra! Ritirata! Via! Arthur! Via! No! Arthur! No, cercate! Via subito! Ehi! Allora, ti senti meglio? Ma è molto che sono qui. Mi devo essere beccato una pietra. Oh, la mia testa! Calmati, ora ci penso io. Riposati un po', ti sentirai subito meglio. Oh mio Dio, ma è andato tutto bene? Dopo la lotta sotterranea, il mostro non si è più visto. Secondo me, Spectreman ha fatto fuori il drago. Almeno spero. È quasi impossibile sopravvivere al mio raggio spettro. Le risorse del drago però erano sorprendenti. Starò in guardia. Vado a dare un'occhiata io. Non fare lo stupido. Sta buono, vuoi rischiare di farti ammazzare. E poi l'esercito non può passare nessuno. Se la raffineria è salva, devo ringraziare Spectreman. Lo può ben dire. Speriamo che il pericolo sia finito. Ora abbiamo molto da fare. Intanto si deve raccogliere tutta la polvere di carbone che è andata persa. E non sarà certo un divertimento. Mi scusi, signore. Lasci fare a noi. Lei ha già tante preoccupazioni per sua moglie e sua figlia. Sono sicuro che stanno bene tutte e due. E poi preferisco lavorare. Preoccuparsi non serve a niente. Forse ha ragione. Vedete, se dubitassi che la cosa è più grave di quanto sembra, andrei da loro di corsa. Senza perdere tempo. Andrei subito. L'ultimo palo in Italia! Tartaruga, forza! No, no! Allora tu fai la penitenza! No, ciao, George. Amy, come va la mia bambina? E saluta, Amy. Avete mai visto una ragazza così bella? Oh, sei la sua fidanzatina. Complimenti. Come va? Sono vestito per il ballo, ma non so ballare. Mi insegnerà, Amy. Tu non vieni ad ammirarmi? Ma certo, vengo anch'io. Salve, gente. Salve. Ora volete seguirmi, ragazzi? Con piacere, andiamo. Oh,
Non è difficile. Bravo, George. Così, avanti, continua. Non sei niente male, e non hai visto il meglio. Scusami tanto. Scusami, a te. Vado più in là. Sì. Arthur, non ho ancora trovato il papà di Amy. Cosa? Vuoi dire che suo padre non è ancora stato avvertito? Già. So che lavora in una raffineria, però non so in quale. Vergognati. Supponi che tuo padre, George, sospetti che tu ti sia perso da qualche parte. Non ti viene in mente il pensiero che lui sia angosciato? Su, mettiti al lavoro e trova suo padre immediatamente. Immediatamente. Di corsa! Ti prego, non essere arrabbiato con lui. Quando è arrivato qui ieri sera era stanco morto. E poi è un piacere avere Amy con noi. Ah, non temere. Con lui me lo posso permettere, perché vedi, noi due siamo grandi amici. Ah, ho capito. Usciamo di qui, presto! Emergenza, il mostro è ancora vivo. Mandate subito l'esercito. Fatevi prendere dal panico! Andate, presto, presto, ordinatamente! Presto voi! Svelti! Ti do una mano! Su, forza! Dove vai, Amy? Aspetta! Torna indietro! Amy! Amy, dove sei? Andiamo, presto! Ripariamoci! Vieni, Amy, andiamo lì sotto. Stiamo ferme zitte. Vedrai che se ne va, non avere paura. Ci salverà lui. Aspettami. Sì.
Tremaine ha commesso un grave errore. Molto grave. Ha abbandonato il drago a tre teste proprio in mezzo a un enorme campo petrolifero. Spectreman, non hai il pugno da KO. Sono certissimo che il drago vincerà al prossimo round. Hai ragione. Se il drago riesce a succhiare tanto petrolio da alimentare la sua energia, Spectreman sarà distrutto. Distrutto? Al tappeto, uccidi drago, dai. Per KO, via. Dice, lei vorrebbe che bruciassi la fabbrica, ma non sia ridicolo. Il petrolio è la sola fonte d'energia del mostro. Mi ascolti, la prego, ci aiuti. È l'unico modo per fermarlo. Dovrà trovare un altro sistema. Si rende conto di quello che mi sta chiedendo? Questo è uno stabilimento che vale miliardi. La mia risposta è no. 100 volte no. Cosa c'è? Venga subito a vedere, signore. Va bene. Non permetterò che questa bestiaccia distrugga tutto. Ci sarà pure un modo per fermarla. Signor Morel! Venga, si sbrighi! Lei vada! Credo di aver trovato un modo per fermare il drago. Cosa? Andiamo. Vedrete, andrà tutto bene. Ok, eccomi. Il drago si diverte, eppure brucia. Sei pronto? Tutto a posto? Tutto a posto. Fa strada tu, John, e cerca di stare calmo, ok? All'impianto di trivellazione. Aspetta, Albert. A colpire senza pietà. E buona caccia. Ci siamo! L'abbiamo incastrato. Ottimo lavoro. Thank you.
Morel, guarda! Come sta? È ancora vivo. Bene, portiamolo fuori. Ok, l'abbiamo sistemato. È finita. Che mi venga un colpo. È ancora vivo. Non ci resta altro da fare che ucciderlo. Anche Spectreman è sparito. Forse è perduto per sempre. Dovremo intervenire noi. Il comandante alla squadriglia. Attacchiamo! Disgustoso, che vergogna! Ah, non vale! Vince sempre lui! Uno di questi giorni! Il punto debole era la coda. E chi se l'aspettava? Addio, lampioncini! Fate buon viaggio! Ecco fatto, bambini, ecco fatto. Preghiamo che non ci siano interruzioni questa sera. Lasciali, ormai i lampioncini vanno da soli. C'è una sorpresa per te, voltati lentamente e guarda chi c'è. Amy, guarda. Laggiù, vedi? Lo conosci quel signore? Ecco. Grazie. Papà! 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 Amy! Amy! Papà! Tesoro. Papà mio. Tesoro. Su, lampioncino. All'orizzonte toccherai le stelle. Nessun'altra interruzione per quella sera, ma i pericoli dell'inquinamento e il dottor Stragor sono in agguato. Non mancate al prossimo episodio di Spectreman! Spectreman! Spectreman!